e poi sono venuti a pagare e ci me la loro hanno cantato. Così è la cosa. Noi non l'abbiamo fatto. Noi non possiamo farla neanche per legge più. Perché un comune che si trova in grave difficoltà finanziaria non può farla. Abbiamo fatto questa scelta. E comunque scandale per cioè delle bene iniziative nel 2013 abbiamo organizzato noi una rassegna teatrale, abbiamo fatto la SPEP, la scuola di prevenzione per prevenzione, che c'è il professore Perillo che se ne occupa, che sta girando tutta la provincia e fuori provincia con il nome di scandale, SPEF scandale, grazie al professore che si è impegnato tantissimo. Abbiamo fatto una convenzione con l'università Une Nettuno. Grazie a Dio le iscrizioni stanno arrivando dalla provincia di Catanzaro. Invece poi con i nostri compaesani nessuno ci dice niente. Invece voglio che ci sia partecipazione, che se riusciamo a fare un'università vera qua, si aumenta anche l'economia, diventa una zona di cultura, è una cosa gradita. E quindi anche queste cose abbiamo fatto, non è che ci siamo fermi a livello culturale, noi cercheremo di andare avanti, poi pazienza, non abbiamo soldi, che possiamo fare? Quindi io adesso a questo punto voglio andare avanti con le cose più importanti. Io ho fatto questa carrellata della situazione e voglio dire, voglio parlare un po' della situazione delle tasse. Perché la scelta? Perché comunque noi abbiamo chiuso, come dicevo, con 1.700.000 euro di disavanzo e quando c'è il disavanzo normale, forse tecnicamente vi potrà dire poi il tecnico, le tasse devono essere, come legge, le più alte. Mi dispiace dirlo perché comunque ci sono anche 2.500.000 di debiti che noi, e grazie in questo caso all'amico Pasquale Diano, siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento che ci dà la possibilità di pagarla nel tempo. Ecco perché noi non siamo andati in fallimento, non siamo in dissesto. Quindi abbiamo la situazione. E quindi cosa dobbiamo fare? Qualcuno dice sì, ma questa è un comune adesso di ragionieri. Beh, io vi dico una cosa. È meglio che qualcuno capisca di ragioneria con i tempi che corrono. Perché la politica è stata un disastro. E se noi abbiamo debiti in questo comune, è grazie alla politica del passato che risale dal 1997. Noi abbiamo avuto, abbiamo 2.500.000 di debiti già dal 97 per 10 anni. Quindi capite che. E ve lo dico, potete vedere i documenti, perché le opere si fanno senza debiti. Io non ho speso un centesimo per fare un'opera, perché se io faccio un'opera con il debito la pagate voi cittadini. Nel passato è successo così. Chi qui è venuto a cantare e a parlare ha fatto 2.500.000 di debiti e noi li stiamo pagando per 30 anni. Anche questo bisogna dire, perché se no qui non si capisce più nulla. Sì, abbiamo fatto piazza questo, piazza. No, l'abbiamo fatto noi, non l'hai fatto tu, perché la stiamo pagando noi. Se io non ho soldi, non vi preoccupate, che non spendo. Spendo proprio il giusto, e se roba una griglia, la mia accusata, non c'è, ma si dice può pagare i spese. E allora, partiamo già dall'inizio, senza accusare nessuno, la verità. Allora partiamo da allora. I residui che sono creati, che allora l'amministrazione Brescia nel momento in cui si succedeva qualcosa, quei danni alluvionali, poi se lo Stato non ci ha dato i soldi diventano residui attivi come abbiamo parlato e sono stati ulteriori debiti, ma giustificati. Però se tu mi realizzi un'opera e poi fai un mutuo, non è giustificato, è vero o no? Se io mi faccio una casa e me ne faccio un'altra casa con un mutuo, significa che io mi sono messo il cacchio alla gola, o no? Questa è la verità. Questa è la verità. E allora di fronte a una situazione così, che non è bella, non è brillante, che non dormiamo la notte, ve lo giuro, non dormo la notte, perché alla te lo sapete come va la cosa? E lo sai. Quando arrivi, come dobbiamo fare? Abbiamo risolto forse il problema e forse ne usciremo. Ne usciremo, grazie quindi a chi ha pensato di fare un po' più, di metterci più la ragioneria e non la politica. Perché lo Stato, come va? Va sotto sopra per la politica, perché le spese sono enormi e le entrate non ci sono.
Cioè, se tu non bilanci questo, dare e avere, non ti puoi trovare. Noi invece stiamo cercando di fare così. Come se abbiamo 10 in dare, dobbiamo avere 10 in avere. E tu chiudi, ogni anno chiude nella tranquillità e nella serenità. Se poi c'hai questa situazione, purtroppo la devi risolvere. E allora, le tasse. Ma le tasse, vi credete che le metto io? Le tasse vengono piazzate dal governo. Questo governo ce ne sta, ma io non voglio criticare Renzi, per carità. Non mi metta, che quello cerca di fare, cerca di salvare e salvare. Però i comuni sono ridotti che non hanno più un centesimo. Noi dallo Stato prendevamo un milione di euro ogni anno, quindi nel bilancio c'era un milione, 700-800 mila euro. 620 mila euro della turbocasse, generalmente mi è venuto. Così si poteva aggiustare la mensa, aggiustare questo, aggiustare quell'altro. I conti riusciva a bilanciare. Se questi soldi non arrivano più, amici miei, compaesani miei, dove li prendiamo? A Renzi non gliene frega. Questo è il pacchetto delle tasse. Tasse, tare, tare. Non so neanche più come si chiamano. Allora, il problema è questo. Però, è questo il problema. Allora io vi dico una cosa. Per quanto riguarda i rifiuti, questa la legge dice che tu se spendi 100, se spendi 100, se spendi, sì, io giustifico quella cosa, se spendi 100, però puoi parlare quanto volete, però fatemi concludere la cosa, perché noi tra di noi parliamo sempre, siamo noi che non riusciamo a parlare. Ma non vuoi che allora il paese allora io faccio leggere questa. Allora, la tassa dei rifiuti. Lo Stato dice che devi incassare il 100%, quindi se spendi 100 euro, 100 euro devi raccogliere. E fermi un po' lungo. A me mi dispiace. Allora, guardate cosa dice il regolamento. Il predetto prelievo di natura tributaria è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento. Questo qui per dirvi che in generale è questo. C'è stato l'anno scorso che molti paesi sono lamentati per la tassa dei rifiuti, ma perché noi non l'abbiamo aumentata? Pensavamo di avere un bilancio diverso, appena ci siamo insediati, dice no, ma non la aumentiamo, no, assolutamente. Invece gli altri paesi, Pasquale è vero, gli altri paesi facevano una guerra al comune, perché già dall'anno scorso si doveva triplicare. Noi non l'abbiamo triplicato, però quest'anno con la situazione che c'è, o la PAI oppure la Corte dei Conti, che l'organo supremo viene qua e mi sbatta veramente la casa, scusate la volgarità un pochettino. Io devo agire in maniera legale, ma devo agire pure in base alle vostre esigenze. Però se la legge dice o fa così o niente, io non posso fare niente. Questo è il discorso della TARI, quindi della tassa. L'altra tassa, che è quella della la TASI è collegata alla TASI. Ma io prima di parlare della TASI, qual è l'altra che fa parte del IUC? TASI, TARI e l'IMU. L'IMU è rimasta così come era. Quindi su quella, come si pagava prima, si pagava nel passato. E noi non abbiamo fatto niente. Con i rifiuti noi non abbiamo fatto niente perché la legge ti dice la TAS è lì, avete ragione, dice ma che scandalo, 2,5 e no 1 con... Io vi ho fatto l'esempio, la TAS è legata ai servizi. Se noi purtroppo il nostro paese purtroppo dico, è illuminato, siccome e ci sono anche le strade che andrebbero manutenzionate, allora se è scandale a tanti diversi punti, luce, eccetera, la TASI è quella, riguarda la copertura dei servizi, quindi illuminazione, la copertura per la manutenzione delle strade, e c'è qualche altra cosa. Mo noi, con la TASI, sapete quanto incassiamo? Forse 100.000 euro, Pasquale, 100.000 euro. I costi del comune sono di illuminazione pubblica, sono 200 e più mila euro all'anno, pensate un po'. Allora, più le altre arriviamo a 300 o 400 mila euro, quindi secondo la TASI noi dovremmo incassare 400 mila euro. Con quello che stiamo pagando noi, purtroppo, che è sempre il più alto,
Loro pagano solo 100.000 euro. Ma veramente c'è da posso dire parlare alla faccia, io lo so come dobbiamo fare, credetemi, ma ve lo dico come se fosse un vostro fratello. Non è facile. Però poi la legge che ti dice? È ammesso che io, va bene, calcolo l'uno, non me lo consente la Corte dei Conti, ti dice, ma se tu c'hai un comune che rischia il dissesto, il fallimento, tu ti permetti il lusso di mettere la tassa minima. Allora poi me ne devo andare a casa. Cioè non solo io ne andrò a casa, me ne manda la Corte dei Conti. Allora, di fronte a questa situazione, cari amici, non si possono fare i bravi. 2 più 2 fa 4 e non c'è niente, ormai si ragiona così. Quindi non c'è una soluzione. Io mi auguro che uscendo adesso da questa grave situazione, io mi auguro che l'anno prossimo possiamo vedere qualcosa in base al bilancio. Ci riuniamo di nuovo, ci vediamo qui e insieme stabiliamo quello che volete. Però quest'anno non era possibile per la questione finanziaria, ma non era possibile perché per 7 mesi, come vi dicevo, siamo stati senza l'ufficio ragioneria. E lo sapete cosa mi ha fatto la prefettura? Io sono andato lì e gli ho detto, signore eccellenza, certo io non so come devo fare, non c'è ragioniere, non possiamo. E gli ho detto come devo fare queste cose, certo io non riesco a chiudere il bilancio a giugno, come fai? Vabbè, poi vediamo. Bene, era passato il mese di giugno, a me è arrivata la diffida. Cioè praticamente se io entro 15 giorni non facevo il bilancio, noi dovevamo essere commissariati, vi risulta o no? Un altro commissariamento. Allora ci siamo rimboccati le maniche, di notte, di giorno, Pasquale ci ha chiuso il bilancio. Non avevo neanche il tempo di invitarvi e poi lo sapevo che se vi invitavo succedeva un fin mondo e comunque dovevamo sempre procedere in quella direzione. Quindi sarebbe stato, allora, mo se ne sono i problemi. Piano piano, l'anno prossimo io vi invito di nuovo, ma non una volta, 100 volte, e ragioniamo insieme, perché noi cittadini di Scandale, siamo un popolo che sappiamo ragionare, siamo un popolo intelligente, siamo un popolo che riusciamo a rimboccare le mani. Certo mi dolo il cuore trovare persone disoccupate, persone che non hanno lavoro, non pensate, anche nella mia famiglia, noi siamo pure una famiglia numerosa, non c'è disoccupata a casa mia, tutti ce l'abbiamo, abbiamo tante difficoltà, non pensate che io vengo chissà da dove, e tu hai chiesto, mio figlio è morto, mi conoscete tutti, non pensate che io non c'ho, però quello che dobbiamo risolvere è questa situazione, questo comune, perché sennò facciamo pure una brutta figura, comune così, allo sbando, in dissesto, no, noi lo vogliamo salvare, vogliamo portare avanti un bel ufficio finanziario, un bel ufficio tecnico che quando andate risolvete i problemi, questo è quello che noi vogliamo realizzare e forse nel mio mandato non ci riuscirò, però quando io me ne andrò so che qui questo comune deve funzionare, perché dobbiamo prendere la coscienza che questa qui ci appartiene a tutti. E quando uno non fa il proprio dovere qui dentro, sarete voi a dirglielo, non solo il sindaco, saremo insieme, perché insieme costruiremo una grande comunità, insieme possiamo costruire un grande futuro per questo paese. Ma ci vuole il dialogo, ci vuole, se no non andiamo a nessuna parte. E quindi io voglio un po' concludere con un'altra vicenda. Molte volte che se ne parla della mensa scolastica, della mensa no, io l'argomento delle scuole non è che lo voglio trattare perché non è competenza nostra, la scuola c'è un dirigente scolastico, non potete versare tutto su di noi, però con la scuola collaboriamo, vogliamo collaborare insieme, però i genitori che fanno parte anche dei gruppi ci devono venire e ragionare insieme, perché sennò anche un dirigente scolastico ha delle difficoltà ad ascoltare. Se noi non ci mettiamo in questa posizione ad ascoltare, non riusciamo a fare nulla. Allora, insieme, quindi insieme riusciamo a fare questa cosa. Se alcuni argomenti, tipo quella della scuola, tipo la mensa scolastica, l'abbiamo portata, purtroppo, si diceva, con le royalty della Turbogas, il capitolato dei vari argomenti e i vari capitoli, quindi venivano rimpinguati con i soldi della Turbogas. Quindi se la mensa costava 100 euro, 50.000 euro per esempio li metteva la Turbogas con quei fondi. Se la Turbogas, amici miei,
non ci dà più questi soldi perché ha finito, perché il contratto è solo quello. Però noi stiamo provando, non pensate, noi stiamo facendo una guerra, perché a noi ci devono restituire qualche altra cosa e il comune lo porteremo di nuovo. Noi non siamo fermi, ve lo dirò quando poi otterremo qualcosa. E allora, noi, con questa, se non ci sono più questi soldi, io come faccio a pagare la messa scolastica? Me lo dite voi. Qualcuno sta girando a fare politica, sì, ma questo il comune potrebbe mettere 20.000 euro. Ma quale 20.000 euro che non abbiamo neanche un centesimo per sbatterci in testa? E poi, che facciamo? Mettiamo i soldi di qua e di là? E se domani la strada della Collarica frana? Poi chi ci andranno i volontari ad aggiustarla? La strada Collarica l'abbiamo aggiustata con il consorzio di bonifica, con l'aiuto così in economia, 6 o 7.000 euro, ci avevano un sacco di soldi. Per farlo, l'abbiamo fatto in economia e questo è perché non avevamo soldi. Ma se io fossi stato un pazzo come gli amministratori politici e non amministratore ragioniere, a questo punto avevamo fatto altri debiti, debiti su debiti, cari concittadini, carissimi amici. E allora anche la situazione della messa non è che noi vogliamo mettere, abbiamo messo un prezzo. Mi diceva Franco Giraudo che forse è qua, per i propri figli spende 100 euro al mese, cioè due figli 200, noi 50 euro. Lo so che è caro, cari amici, mi dispiace. Lo so, però aspetta, fatemi concludere, poi abbiamo fatto un regolamento che ci sono tre possibilità per le famiglie particolarmente disagiate che possono godere in parte di questo buono. L'abbiamo fatto, non è che noi ci dimentichiamo, ma abbiamo serie difficoltà. Io fino a Natale lo saggio come un scuro faccio macchina. Perché? Perché se incominci il maltempo come già, mi viene la paura. Lo sapete cosa arrivano qua? Messaggini, in meteo, allerta, allerta, io che devo fare? Sono solo, passo, posso chiamare gli assessori, posso chiamare qualcuno del comune e poi che ci aiuta? Ma qui stanno succedendo cose assurde, si rompono strade, di notte ti chiamano, vedi che si è rotto un albero l'altra volta alla Collarica, più vecchia, siamo stati io e il geometra e qualcun altro e l'abbiamo tolto, non è che abbiamo chiamato qualcuno. Mentre invece, proprio in questi periodi, ci vorrebbe un volontariato, fatto da tutti i cittadini, e intervenire ed aiutarci a vicenda. Perché se qui si continua a rompere le strade, noi non riusciremo neanche a raggiungere i nostri uliveti. E non sappiamo dove prendere i soldi, però con la collaborazione e con fare qualcosa insieme riusciamo a salvarci, riusciamo a salvare questa cosa. Io non so se la faccio più lunga, ma chiudo, così do la parola a voi chi vuole intervenire. Io voglio dire che dobbiamo avere pazienza. Dovete accettare questa situazione che non è solo di scandalo, è una situazione critica in tutti i paesi d'Italia. L'Italia, vedete in Liguria, c'è un miliardo di danni. Povera gente, non pensate, eppure lì il sindaco, lo sa che sempre tu un sindaco. Hanno tante difficoltà in tutta Italia. E allora, noi non è che abbiamo la bacchetta magica, il tutto dipende dalla collaborazione e dal contributo che possiate dare voi tutti. Il contributo, se è dato in maniera tranquilla, in maniera serena, in maniera pacifica, penso che creeremo i presupposti per una crescita civile e morale di questa comunità. Per quanto riguarda il discorso, chiudo, delle tasse, che ho fatto una breve cosa, questa qui è la delibera. E sapete chi manca in questa delibera? Indovinate chi mancano? Come Ponzio Pilato che se ne lavano le mani e poi solo noi dobbiamo sbrigarci? L'opposizione. Barbella e Serafina Bella. Io ho finito.